Ciao a tutte e a tutti! Come potete notare, sì, ho fatto una pazzia, mi sono fatta di nuovo i capelli rosa. Spero apprezzerete e insomma, io sono molto molto felice. E no, non è un vlog questo, ma bensì è il video sul mio armadio che vedete qua dietro e vi lascio subito al video perché sono in condizioni pietose, mi devo un po' muovere ad editarlo e quindi spero vi piaccia, iscrivetevi e mettete un like se volete vedere soprattutto il room tour. Allora, questo qui è il mio armadio, è uno di quelli componibili di IKEA e queste qui sono le ante scorrevoli, fatte in questo modo, bianco opaco con qui le listarelle. Quindi se andate di IKEA praticamente potete comporlo come vi pare. Vi apro la prima e vi faccio vedere più o meno cosa c'è all'interno. Quindi qui abbiamo la zona vestiti appesi, lì sopra c'è questo spazio con questo contenitore con i pigiami estivi, vestiti estivi, cose così. Qui sotto ci sono, vabbè, diverse cose che ho messo e i vari cassetti. In questa parte dell'armadio, perché sono due ante, abbiamo tre cassetti e questo contenitore qua che si può sempre far aggiungere, adesso vi farò vedere. Quindi là sopra vi ho già detto, questo contenitore se lo volete comprare è sempre di IKEA, non mi ricordo il nome, però lo trovate nel reparto armadi. Qui appunto c'è la barra con tutte le cose appese e in questa parte ho voluto appendere i vestiti. Alcuni sono estivi, però riesco a metterli anche d'inverno con i cardigan, le calze, quindi insomma li tengo. Infatti ho questo di H&M, questo qui è di ASOS ed è tipo troppo carino. Fare tutto con una mano è un po' complicato. Questo qui è quello che ho preso da Primark. Questo di Zara che vi è piaciuto tantissimo, guardate che meraviglia, con questa luce si vede bene. Poi qui è quello di Halloween. Questo qui invece è un nuovo acquisto che è sempre di ASOS, è una maglia con tipo sotto tutta questa parte così bucherellata. Poi abbiamo le gonne, naturalmente sono tutte cose appese perché sennò si rovinano. H&M, qui c'è questa di OVS, questa è di Shein, questa qui anche tutta così pelata, è bellissima. E poi qui ho quella di Primark con tutti i forellini e qua dietro quella di H&M di un sacco di tempo fa. E questa invece è di Zara, è abbastanza nuova. E qui invece ho appeso i pantaloni, io adoro i pantaloni a palazzo, tipo un po' svasati, quindi ne ho diversi. La maggior parte sono di Zara oppure questi qui di ASOS, questi appunto sono di Zara neri e bianchi e blu. E poi questi anche di Zara che hanno tipo questi volant sotto. Qui abbiamo tipo delle magliettine che non riuscivo a piegare. Questa qui di H&M, tutta brillante così dorata. Questa qui di ASOS, guardate che carina, tipo un crop top con tutte le palline colorate. Questa qui invece è di Zara. Poi abbiamo questa di H&M che è fatta tutta di tulle. Questa qui invece è di Pull&Bear e questo è di H&M. Poi qua sotto ho il ripiano, naturalmente mi siedo così lo vedete meglio. Ci ho messo l'accappatoio, quello lì lo utilizzo per la palestra, quindi quando vado in palestra lo metto nella borsa. Qui ho i costumi che devo ancora mettere dentro a quella sacchettina là sopra. E poi qui ho degli acquisti di ASOS, che non so se rispedire e quindi mi sono tenuta la scatolina. Qui dietro abbiamo gli orecchini e gli anelli, dentro quelli scomparti, che avevo anche prima nell'altra stanza. E in quella pochette ci sono tutti gli occhiali da sole. Poi qua sopra, se non ci fossero queste cose appoggiate, potreste vedere che appunto si vede tutto quanto questo cassettino qui che ho fatto aggiungere. Ho scelto anche il ripiano trasparente così si vedevano le cose, era più carino. Allora, qui dentro ho messo parte dei miei gioielli. Qui naturalmente c'è tutto spazio, quindi ci ho messo delle cavolatine. Allora, qui abbiamo belle cose di Tiffany. Là dietro ci sono altri gioiellini che mi sono arrivati da Instagram. Il Casio. Qui abbiamo gli anelli di Pandora e il Pandora. Qui c'è la ring light di Benefit con l'orologio rosa, le altre scatoline Pandora. Qui ho il biglietto per Hogwarts che ho preso a Londra, sempre a tema Harry Potter, il ciondolo. Qui ho degli accendini, cioè non ci fate caso, non c'entrano niente. Questo si richiude e passiamo ai cassetti. Li ho scelti con la parte avanti trasparente perché così riuscivo poi a vedere meglio cosa avevo messo dentro per una cosa pratica. E vi apro il primo cassetto dove tengo praticamente tutto i pantaloni, a parte quelli che invece ho appeso. Quindi abbiamo i jeans, non li ho divisi né per colore, cioè ci ho provato all'inizio, però poi insomma è andata come è andata. Questi sono di Zara, questi sotto di Pull&Bear e sotto quelli di H&M. Qui ho dei pantaloni, però sono tipo dei leggings un po' più spessi, questi qua di Terranova di H&M. E poi cominciano i vari jeans, questi sono di Zara, insomma la maggior parte sono di Zara. Questi sono di H&M, questi di pelle sono di Zara.
mascara. Qui ci sono quelli di Pull&Bear. Questa parte invece ci sono i leggings e le tute. Di tute non ne ho tantissime in realtà. Ho questa arancione, sotto ne ho una nera. Questi sono i leggings tutti forellati, qua di H&M. E poi tutti neri, perché i leggings o li porti neri o non li porti. Questi sono quelli merlettati. Insomma, questo è il primo cassetto. La cosa bellissima è che rientra da solo. Qui sotto invece ho i maglioni, quelli un po' più ingombranti, un po' più voluminosi. Questi sono quelli di Primark. Manca questo che ho messo oggi. Comunque di solito stanno lì. Questo di Pull&Bear, sotto è di un sito tipo Zaful, mi pare. Poi questo qui è di H&M. Sotto ce n'è un altro sempre di H&M, anche quello è H&M. Ops. E questo qui è di Bershka. Quello è il mio angolo natalizio, appunto, quello verde glitterato. E poi questo qua è rosso con tipo le renne, è stupendo. Sotto ancora abbiamo altre felpe, però sono quelle un po' meno voluminose e anche meno calde. In più le magliette a maniche lunghe, che sono qui. Lì dietro abbiamo delle maglie lunghe che posso usare come vestito. Quella lì l'ho presa ad esempio da Zara, quella tutta macchiata, anche questa. E poi qui abbiamo le felpe. Questa qui è di H&M, Bershka. Insomma, i negozi più o meno sono sempre gli stessi. E vedete com'è bello che si veda tutto da lì. Almeno se mi perdo qualcosa ritrovo tutto. E qui abbiamo finito, quindi chiudiamo quest'anta e andiamo ad aprire quest'altra. Qui, come potete vedere, ci ho messo principalmente giacche e giacchetti. Lì sopra c'è un altro di questo contenitore, ma è vuoto. Qui sotto il ripiano è praticamente uguale, però non c'è il cassettino. E qui sono solo quattro cassetti, infatti uno, come potete vedere, è vuoto perché ancora non ci ho messo nulla. Vi faccio vedere, qua sopra appunto tengo i miei giacchetti. Qui c'è la vestaglia per la mattina, tutta bella pelosona, mi piace un sacco. Il gilet di pelliccia, giacchetto di pelle bianco, nero borchiato. Questo qui me l'avete chiesto in tantissime dove l'ho preso, ed è di Zara. Ce l'ho pagato 30 euro, niente. Anche questo giacchetto di Zara. Questo qui è di Asos. Anche questo. Questa è la giacca di jeans nera di Pull&Bear. Giacca di Pinky. Questa qui è di Bershka, una sorta di mega pullover. E qui cominciano i cardigan. Quelli lì sono neri. Poi abbiamo queste felpe che non riuscivo a piegare, o comunque hanno tutti questi particolari tipo sulle maniche e non mi andava di piegarli, se no si rovinano. Le camicie, quelle lì di flanella. Un'altra felpa. Abbiamo un altro cardigan. Questo qui è tipo lunghissimo. E poi le camicie. Questa qui a righe di Zara. Questa qui, che invece è di H&M ed è sempre a righe. Questa qui a quadretti di Zara. E poi questa qui è sempre di Zara. E poi iniziamo con i cassetti. Qui nel primo cassetto ho tutte le maglie, quelle a maniche corte. La maggior parte sono nere. Qui ho le canotte, che io a volte le metto sotto alle felpe, quindi le tengo qui. Qui ad esempio c'è quella nuova con gli hamburger di Zara, e sono stracomode da tenere, mi sono entrate tutte, io ne ho tantissime. Poi questo è vuoto, non so ancora cosa metterci, sicuramente insomma qualcosa ci andrà, però per ora va così. E questo cassetto invece contiene tutte le borse, perché non sapevo dove metterle e sono entrate perfettamente tutte qui. Io fortunatamente ho poche borse grandi, quindi sono entrate. Questa qui è nuova di Asos, guardate che meraviglia. Poi ci sta questa nera, quella a righe, questa qui nera e leopardata di H&M. Questa qui me la chiedete sempre, in realtà non è originale perché io non comprerei mai una borsa da 5.000 e passa euro. E me la inviata una pagina su Instagram che faceva tipo delle repliche, è molto carina, però essendo bianca la utilizzo comunque poco. Questa qui invece l'avevo presa da Akire, tipo Ozuiki, una cosa del genere, ed è nera, un po' più piccola di questa naturalmente. Lì c'è quella bianca con le frange, lì c'è la pochette, quella nuova di H&M. Se non avete visto l'ultimo video haul, ve lo metto nella scheda così potete andarlo a vedere. E qui c'è quella color carne. Ultimo cassetto, ma non per importanza, perché anzi, non so voi, ma i pigiami, le cose per casa le uso sempre. E abbiamo appunto i pigiami, le cose per casa, non mi dire. E quindi naturalmente adesso che fa più freschetto ho messo soltanto quelli a manica lunga col pigiama lungo. Quindi qua ho le maglie, lì dietro i pantaloni, qui altri pantaloni e altre maglie. Quindi ho diviso così. Mentre lì ci sono le cose sia per casa sia per la palestra. E idem là dietro. Ci sono tipo reggiseni sportivi, le maglie che appunto utilizzo o i pantaloni. Quindi tengo tutto lì. E anche questo è finito. Come potete vedere ho cercato di organizzarlo al meglio delle mie possibilità. Però ecco, sono molto soddisfatta. Chiudiamo anche quest'anta qui.